E così mi potresti rispondere, forse mi sono sbagliata, non lo so. Allora, no, Eleonora, praticamente... Stavo giusto guardando questo tizio che parlava così. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday. Io sono Andrea Cervone e oggi andiamo a rispondere, come al solito, alle vostre domande, che devo ancora selezionare, ma sarò velocissimo a leggerle tutte e a selezionarle. E quindi, dopo la sigla, partiamo. E a chi mi chiede se sono ingrassato, no, non sono ingrassato. Sono muscoloso, sono le maglie invernali ed era la prospettiva. Non sono ingrassato, lo giuro. Le luci artificiali che si scaricano. Allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo Q&A Sunday. Iniziamo subito da una domanda che è più che altro una richiesta. E come avrete letto dal titolo del video, dopo lo scherzo a Francesco c'è chi vuole uno scherzo a Giuseppe. E sto pensando che tipo di scherzo fare. Vediamo un attimo, intanto recupero l'iPhone. E vediamo. Gli posso dire magari che ho il computer, che ho la fotocamera non in funzione, che quindi deve fare lui Q&A Sunday. Dio, non mi scaricare, Lucetta, non ti scaricare. Spero che non si stia scaricando del tutto, perché la vedo che si spegne. Comunque, dicevo, chiamerò Giuseppe a questo punto. Gli dico che ho la fotocamera che si è rotta e chiedo se può fare lui un Q&A Sunday e un Hot News per questa settimana, considerato che l'Hot News deve uscire proprio a breve. Sto registrando questo video di mercoledì, quindi Hot News deve uscire domani. Non l'ho neanche registrato io ancora, lo farò tra poco. Quindi vediamo un attimo cosa ci dice. Pronto? Oi, ci sei? Oi. Senti, guarda che mi si è frantumata la fotocamera e mo non so come fare per i video di questa settimana. Cioè mi è caduta dal cavalletto e ho chiesto a Francesco se poteva far lui, ma non può. Tu non è che saresti in grado di pubblicare cioè domani mattina un Hot News? Cioè io non l'ho mai fatto, non saprei proprio. Vabbè, si tratta di riprenderti e di dire più o meno cosa è successo, cioè le notizie più importanti, ad esempio che è uscito, cioè che sono usciti i dati finanziari, che è uscita la data più o meno di Apple Watch. Comunque non ho un'attrezzatura adatta io, cioè... Vabbè, ma giusto per non lasciare il buco, capito? No, dico, la migliore che ho è l'iPhone, hai capito? Cioè comunque non potrei fare green screen e tutte le altre cose. No, perché mo con quelli lì che gestiscono YouTube salta tutta la programmazione, un casino, perché Francesco ha detto che non può proprio. Cioè io dovrei farlo anch'io con l'iPhone, ma non, cioè... Ma poi c'è la stessa cosa, capì? Non ho nemmeno nessuno che mi riprenda. Vabbè, neanche io ho qualcuno che mi riprende, scusa. Come lo metti l'iPhone? Mi hai messo il cavalletto, quando è? No, non ce l'ho, non ho niente. Mamma mia. Capito? Ma vabbè, allora ti va bene perché ti sto prendendo per i fondelli e basta. Perché? Non si è rotta? No, non è tutto finto, perché mi era stato chiesto di prenderti per i fondelli. Da chi? Da un nostro commentatore. Si chiama Pianeta Apple e diciamo questa tua bella... partecipazione andrà in onda domenica. Ah, beh, benissimo, perfetto. Bene, no, bene. Vabbè, tranquillo, quindi non devi fare nulla. Anzi, sei già partecipe. Però mo mi hai fatto venire voglia e quindi il prossimo lo farò io. Va bene, ok. Mi porti la fotocamera. Hai svelato a tutti, diciamo, la tua attrezzatura. Vabbè. Vabbè, va dai. Bene. Ok, grazie. Ciao, ciao. Ciao. È andato, era un po' meno pesante di quello fatto a Francesco come scherzo e... Niente, dai, un po' più leggero. Andiamo avanti con le altre domande. Dario Vittorio, Q&A, sei un grande, quando uscirà Apple Watch, quanto costerà? Sarà conveniente comprarlo? Tu lo compreresti? Se sì, quale ti compreresti?
Ok, a queste domande posso rispondere praticamente a solo una, alla prima. Si è saputo in questa settimana che Apple Watch sarà ufficialmente lanciato ad aprile. Quindi, oltre a questo, sappiamo che costerà a partire da $329 negli Stati Uniti, non sappiamo in Italia. Sarà conveniente comprarlo? È come dire, mi conviene andare a fare la spesa di sabato o ci trovo troppa gente, però io il sabato sono più libero? Dipende tutto da come siamo disposti noi all'acquisto. Tu lo compreresti? Io probabilmente lo comprerò, quantomeno per recensirlo, per provarlo, poi vedrò se tenerlo o meno. Se sì, quale ti compreresti? Sono in dubbio tra la versione Sport e la versione Watch Edition, diciamo quella tradizionale. TZO Official, Q&A. Ciao Andrea, come stai? Bene, grazie. Secondo te cosa vorrà dire la S del nuovo iPhone? Ciao, sei un grande. Potrà dire un po' tutto ciò che possiamo immaginare in questo momento, perché chiaramente non sappiamo neanche se ci sarà un iPhone 6S o se magari sarà un iPhone 7, un iPhone XY, cioè non è ancora scontato il nome 6S, anche se è molto probabile. Non lo so cosa potrebbe significare. 3GS era Speed, 4S era Siri, 5S sensori, 6S non lo so. Alessio Donaccio, Andrea, è vero che Steve Jobs ha progettato o ha dato le basi per i dispositivi Apple fino al 2015? Sì, a quanto pare, se non ricordo male dalla biografia che ho letto, Walter Isaacson diceva che Steve Jobs aveva lasciato più o meno 4-5 anni di progetti nel 2012, quindi teoricamente ci siamo ancora. Poi non è detto che i progetti fatti in quel periodo, in cui ricordiamo l'iPhone aveva uno schermo ad esempio da 3 pollici e mezzo, che è stato poi ingrandito a 4 e ora a 4,7 a 5,5, non sappiamo se siano ancora autentici, se siano ancora diciamo seguiti da Apple o se Tim Cook ha preferito insomma aggiornare quei progetti di Steve Jobs con qualche sua idea. Swampoke 10 Q&A, pensi che il nuovo aggiornamento di Android Lollipop abbia copiato da iOS 9 o viceversa? Da iOS 9, no, da iOS 9 è un po' difficile perché deve ancora uscire. Da iOS 8 a iOS 7, no, non credo assolutamente. Cioè, ci sono delle funzioni che già c'erano in iOS, cioè parliamo di iOS 5, iOS 6, tipo le notifiche interattive, scusate, le notifiche su schermo all'inizio che possono essere aperte direttamente dalla schermata di blocco, cose così. Quindi quelle funzioni probabilmente sono state ispirate, non diciamo copiate perché accusiamo insomma chi solitamente ci dice che iOS copia delle cose da Android, quindi mi sembra scorretto ora fare la stessa cosa, anche perché non è così alla fine, cioè al massimo un'azienda si può ispirare ad un'altra, ma nel caso di Lollipop non vedo grandi similitudini, anzi Lollipop è l'esatto opposto di iOS 7, cioè è un ritorno allo skeuomorfismo, se vogliamo. Alle ombre, agli elementi grafici più pesanti, meno flat rispetto a quelli di iOS 7 e di iOS 8. Quindi per me Lollipop è l'esatto opposto di iOS 7-8 dal punto di vista grafico. Funzionale così e così, perché qualche funzione è stata ripresa, chiaramente. Però appunto l'ha fatto anche Apple con i precedenti aggiornamenti, quindi ci sta. Alex Master, Q&A, che cosa sono i Genius? Perché si chiamano così? Allora, i Genius sono gli esperti negli Apple Store, quelli che vestono solitamente o di blu o di rosso in periodi festivi. E sono coloro che ti aiutano a risolvere i problemi con i tuoi prodotti Apple, che ti assistono nella scelta di un nuovo prodotto Apple da acquistare. Giuseppe Amenta, ciao Andrea, ti vorrei chiedere quali sono le principali differenze tra un iPod e un iPhone e perché avendo un iPhone dovrei acquistare un iPod? Allora, partiamo dalla seconda. In realtà non ti serve un iPod, a meno di esigenze molto particolari. Io ho acquistato ormai un po' di anni fa, 2-3 anni fa, il mio iPod Touch di quinta generazione semplicemente per due motivi. Il primo, per provare tutti i tweak del jailbreak, le cose più idiote, più inutili che possono appesantire e rovinare il dispositivo senza rovinare il mio iPhone. Chiaramente si parla di un rovinare temporaneo perché lo sappiamo, con un ripristino torna tutto ok, ma non volevo insomma stare a smanettare troppo sul mio dispositivo principale, quello che porto anche al di fuori di casa, mentre l'iPod solitamente sta qui oppure sta sulla fascia da braccio quando vado a correre, perché quando corro, quando vado in palestra, preferisco utilizzare l'iPod per non avere in generale intanto un dispositivo più ingombrante come ora l'iPhone 6, ma anche preferisco insomma avere un dispositivo un po' più da battaglia che non un dispositivo da, nel mio caso, più di 800 euro lì nella tasca a riempirsi di sudore e a rischiare contatti. Quindi sì, preferisco. Ho scelto di avere anche un iPod Touch per questi due motivi. Nel tuo caso, se hai esigenze simili, chiaramente ti consiglio di acquistarlo, però siccome le differenze anche
sono praticamente nulle, cioè a parte il modulo telefonico, l'iPod e un iPhone con qualche specifica tecnica un po' inferiore, quindi veri motivi per acquistare un iPod Touch se hai un iPhone non ce ne sono, a meno che tu non abbia un'esigenza particolare. Alessandro Imondi, fai un video cosa c'è sul mio iMac? È un po' difficile, ragazzi, fare un cosa c'è sul mio iMac per il semplice motivo che sul mio iMac non ci sono soltanto banali applicazioni, ma ci sono veramente tanti software. È veramente tanto, poi ci sono programmi minori, cioè vi posso far vedere qui che c'è una schermata abbastanza standard, o posso leggervi cosa ho nel dock, ad esempio. Molte applicazioni sono quelle comuni che ho anche su iPhone e iPad, tipo Evernote, tipo Tweetbot, tipo vabbè, chiaramente Skype, Reader, eccetera. Poi ho Photoshop, chiaramente Final Cut Pro, programmi che uso per fare video, per il mio lavoro su iPhone Italia in generale. E però ecco, dal punto di vista di programmi non ho tantissimo, perché per fortuna molta buona parte del mio lavoro si svolge proprio tramite il browser, tramite internet, quindi non ho bisogno di programmi specifici. I programmi che uso di più, posso dirvi anche questo, sono chiaramente Mail, Safari. Anche messaggi per iMessage lo uso molto su iMac perché mi trovo meglio a digitare quando sto qui, insomma, piuttosto che avere l'iPhone in mano. Calendario lo uso molto anche chiaramente, contatti, promemoria, Evernote che anche su Mac mi sostituisce le note, mappe praticamente sta qui ma potrebbe non starci perché non l'apro mai, iTunes, vabbè, il mio player chiaramente di default per ascoltare musica, iPhoto che ormai non lo uso più. Final Cut Pro, ci vivo in Final Cut Pro ormai. Handbrake per snellire i video così l'upload è più veloce. FaceTime, ogni tanto lo uso. Skype, prima lo usavo di più, adesso molto poco. Tweetbot per Twitter, sempre aperto. Reader per le notizie, sempre aperto. Photoshop, ci vivo anche come con Final Cut Pro, è una convivenza a tre. E poi, vabbè, altri programmi, 1Password, indispensabile, Spotify. Per ascoltare musica. Luigi Carlino, ciao Andrea, è vero che con l'ultimo aggiornamento iOS 8.1.3 aumenta lo spazio di memoria sul nostro iPhone? Allora no, non è che aumenta lo spazio di memoria del nostro iPhone, cioè non è che se hai un iPhone da 16 giga ti ritrovi un iPhone da 20 giga, no. Semplicemente viene ridotta la percentuale di spazio dedicata ad iOS 8. Se vi ricordate, abbiamo anche parlato in un Hot News di questa class action contro Apple, perché iOS 8 rubava troppa memoria sul dispositivo. Quindi con iOS 8.1.3 praticamente Apple ha ridotto il peso di iOS in generale sul dispositivo, recuperando così memoria che in passato già c'era, era stata rubata da iOS 8 e che quindi ora torna disponibile. Master LOL Channel, ciao Andrea, cosa ne pensi dei nuovi HoloLens di Microsoft? Allora, ho visto la presentazione, ho guardato anche dei video di approfondimento, mi sembra un concept, ragazzi, non, cioè, vedo molto meglio appunto un Oculus Rift piuttosto che HoloLens, cioè HoloLens è senza dubbio un progetto interessante, però credo che sia ancora molto lontano dal trovare un'applicazione pratica, concreta. È senza dubbio un'ottima idea, a me piace, devo dire. Forse è anche in futuro potrà essere anche più utile di un Oculus Rift, perché con Oculus Rift ci giochi e basta, te lo metti lì, sembra un deficiente, scusatemi, ma io con questa realtà virtuale in generale ho un rapporto conflittuale, specialmente per quanto riguarda il gaming, essendo comunque un appassionato di videogiochi. Vedere sti tizi con sta maschera nera davanti agli occhi che si muovono così per me non è una cosa sana, ecco, cioè sarò forse estremo, ma non è una cosa sana proprio da fare, cioè proprio già siamo super isolati con queste nuove tecnologie. Metterci pure questo visore davanti, le cuffie, cioè proprio significa vivere nella realtà virtuale. Questa cosa non la riesco ad accettare per quanto io sia infognatissimo come voi di tecnologia. In ogni caso, HoloLens credo che avrà più applicazioni concrete perché effettivamente è utile non solo in ambito di gioco, ma anche in ambito lavorativo se sfruttato in modo adeguato. Chiaramente bisognerà attendere gli aggiornamenti delle applicazioni, dei programmi, anche dei giochi. Però sì, secondo me potrebbe essere una cosa più interessante di Oculus Rift se sviluppato con le aspettative, insomma, che Microsoft sta costituendo. Quindi vediamo come andrà. Bene, ragazzi, quindi anche per oggi è tutto. Questo Q&A Sunday finisce qui. La domanda non me la scordo, perché la domanda adesso è: avete notato miglioramenti con l'autonomia di batteria del vostro dispositivo dopo l'aggiornamento ad iOS 8.1.3? Se sì, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Andrea Cervone, vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, vi auguro una buona fine di domenica, un buon inizio per la prossima settimana e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ehi,
Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.